Ed è qui che inizia la nostra nuova avventura. Sai che queste casse forse, se non despawnano, forse so come usarle? Aspetta un attimo, in realtà, fammi vedere se despawnano. Ok, non si sono mosse da lì e non sono tornate al posto, quindi proviamo a lanciarne più di una e andiamo dove abbiamo visto i quattro bottoni. Posso trasportarle anche così, effettivamente. Vai via. E che palle. Why are you running? Porca miseria, dove è volato? Come è volato là sopra? Ok, le cose non sembrano despawnare, quindi devo solo riuscire a trovare dov'è che era il posto dell'altra volta. Eccolo qua, perfetto. Ah, ma c'era una roccia lì, forse potevo usare quella. E quattro. Vediamo che tesoro si nasconde dentro. Quindi è una caverna. Usassero come miniera in passato. Questa, amico mio, è una miniera. Che cosa sei tu? Tra l'altro è lentissimo, si vede tanto. Vabbè, combattiamolo. A che livello sarà? Al 10. Il terracotto, carino. Molto bello. Ti prego non ucciderlo però. Minchia. Spero che sopravviva. Il rischio. Allora, noi usiamo il multicolpo e tu lo registri. Il punto è che dovrei curare Kaylee, forse, effettivamente. Vediamo se ce la fa. Andata, meno male. Dobbiamo andarci a curare però. Ok, molto round, molto normale, ci sta. Molto lento, però ok, si può usare. Però voglio il dandileone, che palle, cioè. L'arcangelo che abbiamo combattuto, Morgante, giusto? Non l'abbiamo sconfitta davvero noi, vero? Qualcuno l'aveva già ferita quando l'abbiamo trovata. Anche così indebolita sembrava molto pericolosa. Chi l'ha ferita doveva essere un selvaggio. Credo che abbia senso. Mi fa pensare che a confronto noi umani siamo davvero insignificanti. Hai ragione. Cavolo, appena riusciamo a far evolvere il cane, ne abbiamo di roba che voglio utilizzare. Prima però voglio vedere cosa c'è dentro questa miniera. Però probabilmente abbiamo bisogno di qualche abilità per rompere ste rocce noi. Sì, infatti mi sa che non possiamo passare fino a che non ce l'avremo. Non posso segnare sulla mappa robe interessanti? Vabbè, sai cosa possiamo fare intanto? Iniziamo a combattere con la gente che troviamo in giro. Tu, combattiamo? Far parte dei Ranger è sempre stato il mio sogno. Non voglio che quel sogno finisca ora. Allora combatti. È un tardigrado! Vincenzo! Tra l'altro Peperino è una gran bella mossa. È praticamente attacco rapido. Vabbè che non penso che il tardigrado abbia priorità su di noi, eh? Ah, però è cosmico! Ho capito perché è cosmico. Esatto, quando vengono colpiti dagli attacchi elementali si potenziano. Sapete perché è cosmico il tardigrado? Guardate il video di Barbascura, no scherzo. È perché avevano mandato davvero dei tardigradi nello spazio. Porca miseria, Vincenzo. E a noi ci ha tolto i punti. Porca troia, si è bussato in un colpo solo. Dobbiamo ammazzarlo subito. No, i tipi cosmici sono, madonna mia, rottissimi. E ha una difesa pazzesca. Ha una difesa incredibile. Ho dato il letargo. Ogni turno in cui dormono. Porca miseria, ma si cura del tutto? I personaggi addormentati non possono usare le mosse che hanno normalmente. E allora dobbiamo svegliarlo tipo subito. Mi sa che non si sveglia, sai? Mi sa che sonnambulismo, aia. Forse avrei dovuto cambiarlo mentre era ancora addormentato, sai? Forse dovevo cambiarlo, uno dei due, però almeno è finita. No, i tipi cosmici sono tanta roba, sono veramente tanta roba, cavolo. Déjà vu, dà all'utilizzatore lo stato multicolpo per 3 turni? È un effetto di stato. Cioè, aspetta, mi stai dicendo che con quella mossa posso colpire più volte? Devo provarla. I sogni non devono restare sogni. Do it! Make your dream come true. Beh, abbiamo visto un sacco di gente qui, quindi prima di affrontare qualsiasi sia il nostro primo avversario, sai cosa è più veloce della corsa? Il viaggio veloce. Per farlo basta premere start per aprire la mappa, quindi spostare il cursore su una delle caselle raggiungibile e premere X. Puoi usare il viaggio veloce anche per sottrarti a una battaglia quando non sei abbastanza veloce per fuggire. Dovrai abbandonare alcuni oggetti per allontanarti velocemente, ma questo dovrebbe salvarti la vita. Proviamo a vedere se posso metterlo su di lui. Sarebbe davvero figo. Déjà vu, perfetto. Dà all'utilizzatore lo stato multicolpo. I personaggi con multicolpo useranno ogni mossa 2 volte se hanno abbastanza PA. Quindi utilizza 2 volte la stessa mossa ma consuma 2 volte la quantità di PA. Ok, è interessante. Però ovviamente devi avere modo di utilizzarla per bene. Tipo adesso, colpo.
quindi uno. Ah, lo fa già. Ah no, lo fa due volte. Abbiamo proprio fatto un bel colpo potente. Pensavo fosse un colpo che valeva due. Interessante. Davvero una bella mossa. C'è una roccia qui, aspetta. Levati. C'erano due rocce. Ecco fatto. Oh. Il sasso, poverino. Ecco qui una cesta. Polpa, grano e patata bollente. Piazza una bomba sul bersaglio. La bomba esploderà se non viene passata immediatamente tramite contatto. Questa mossa qui è utile se tipo gli abbassi la precisione e poi gli metti la patata. Quindi combattiamo anche contro di lui. Capitano? Oh, è un capitano! Vuoi sapere cosa ci separa davvero dai mostri? Le infrastrutture, case, muri, acqua corrente. Non basta costruire una comunità, ogni tanto va anche ristrutturata. Senza cure scrupolose, un posto come Arbor Town carrebbe pezzi. Io sono Wallace, uno dei capitani ranger di Arbor Town. Supervisione i lavori di costruzione di Nuova Viral. Yante ha detto che sei un guerriero promettente. Immagino che accetterai la mia sfida da ranger. Beh, direi di sì. Spero che il tuo addestramento abbia basi solide. Dovrai essere forte per abbattere i miei muri. Credo che intenda letteralmente che userai i muri questo. Wallace e Ranger. Ok, con Ostacio. Semplice semplice, livello 15. Andiamo di colpo e iniziamo a tirare giù almeno il suo compagno. Stessa roba, tu. Bellissimo, il nostro mostro è stupendo. Certo, forse era meglio andarci a curare. E poi, muro elementale, ok. Però lo fa solo su di lui. Non l'ha fatto su entrambi. Beh, sti cacchi, io ammazzo il suo compagno. Poi il resto vediamo. Anche perché voglio usare Deja Vu e poi usare multicolpo. Eccolo qua, sconfitto. Aia, che male. Ok, multicolpo ci costa 3. Noi abbiamo 6. E ok, ce la facciamo. Deja Vu e tu invece sputalo. Perfetto. Abbiamo multicolpo multicolplato. Cos'è sta roba? Che mossa incredibile ha fatto! Che mossa pazzesca ha fatto sto pazzo! E tu, di nuovo, boato sonico, tiragli giù tutti i muri che hai. Cacchio! Ok, aspetta, abbiamo ancora... Esatto, vai! Un altro turno di multicolpo, perfetto, perfetto. Ma quel colpo lì mi ha fatto un male assurdo! Non mi demolirai tanto facilmente! Però tanto non puoi fare fusioni, fra. Cacchio, mi sa che noi ci conviene curarci, sai? Usiamolo su di noi, per forza. Sai cosa? Muro da... Ah, muro d'aria lo posso fare solo su uno di noi? E allora andiamo di boato sonico, per forza. Dobbiamo fargli già un bel po' di male. E ha fatto muro d'acqua. Ok, ok. Quindi noi abbiamo ancora un giro di multicolpo. Ci conviene aumentare di nuovo Deja Vu. E tu di nuovo boato sonico. Così al prossimo turno di Deja Vu riusciamo a colpirlo. Oh cacchio. Anche gli effetti di stato. Oh no. Cacchio. Questo è stato un errore. Però va bene, usiamo colpo e attacchiamo due volte in pratica. Vai. Sai cosa? Dovevo fare derisione. Dovevo fare derisione così lui ci colpiva e non usava i muri. Ho sbagliato ma vinciamo lo stesso. Esatto, vinciamo comunque, però ho sbagliato. Derisione lo facciamo al prossimo turno, quando questo muro è stato abbattuto. Perché lui adesso ci colpirà. Però poi il muro lo costruisce al prossimo turno. Esatto. Ops, mi spiace, non avevi i blocchetti questa volta. Multicolpo e tu invece derisione. Però dovremmo aver vinto, tranquillamente. Se non ha un altro mostro... Ok, vittoria. Se non aveva un altro mostro, avevamo vinto comunque. Tum, tum, tum. Le palate qua. Gran bella battaglia. Per essere stata la nostra prima, è stata ottima. Oh, io ho costruito i miei muri e tu li hai abbattuti. Ottimo lavoro, ecco la tua ricompensa. Dunk, il nostro primissimo bollino. Nuovo livello. Una strana bevanda al gusto d'oliva che fa salire di livello immediatamente un personaggio. Fantastico, è muro elementale. Cura il 2% di PV massimi. Mica male. Ho trovato quel materiale raro mentre facevo il sopralluogo per un progetto edilizio nel parco. Puoi portarlo al municipio in cambio di qualche oggetto interessante. Ci può stare, grazie Wallace. Che poi ho appena capito Wallace, porca miseria. Ehi tu, ti va di combattere? Hey. Tornatene a casa, il posto del ranger è mio. Senti, ho appena battuto un capitano, vuoi che ti insegni come si fa? Ma sembra Link con davanti un pezzo di legno. Sputalo per favore, sputagli proprio sul legno. No, Deja Vu è
follemente fortissimo su un personaggio del genere. Gli attacchi tipo ghiaccio raffreddano i bersagli tipo aria facendoli rabbrividire. Quindi ho meno percezione. Colpiamolo e tu boato sonicalo. Perfetto, dovrebbe esatto morire al prossimo colpo. Andata. Ops, mi spiace, il tuo posto è stato rubato. Al cane manca proprio poco per salire di livello. Copertura d'aria. Cambia il tipo dell'utilizzatore o di un alleato. Interessante. I ranger non mi prenderanno mai, sono troppo introversa. Lì ce ne sono due e lì ce n'è ancora uno. Però ho bisogno della scatola, aspetta. Ma porca miseria, ma si è proprio lanciato contro di me il Falenik. E tra l'altro lì c'è anche un succhiaterra. Ciao. Oh, un personaggio. Oh, il nuovo arrivato. Sapevi di me? Aukli ha farfugliato qualcosa su di te quando è venuto il mio negozio per prendere dei pezzi. Ah, è la mercante che non era al suo posto. Quella che ha detto mandate rinforzi se non sono tornata. L'hai conosciuto? È insopportabile. Lo sapevi che non è nemmeno un vero scienziato? Prima che arrivasse a Nuova Viral faceva l'analista dei dati. Qualcuno deve dirgli che non basta indossare maglie con scritto viva la scienza per avere una personalità. Comunque io sono Meredith e tu sei in trappola con noi su questo sasso fino alla morte. Congratulazioni. Non mi sembra tanto male. Qui ci sono non più di 200 persone, al massimo. Ti assicuro che gli argomenti di conversazione finiscono in fretta. Beh, volevo solo prendere una boccata d'aria. Vieni a trovarmi in negozio quando vuoi. È l'edificio giallo sul lungomare. Ok, andiamo a trovarla allora. Ma mi è saltata in testa. Ma che comportazione è questa? Combattiamo col succhiaterra, anche se forse dovrei curarmi prima. Beh, oddio, basterebbe che cambio mostro, effettivamente. Va bene, combattiamo fino alla morte. Yes. Il valore degli immobili vicino al parco è altissimo. Chissà perché non mi sorprende vederlo con quel mostro. E addio al succhiaterra. Dai, devo far salire di livello il cane, per favore. Accidenti, anche il tasso di criminalità è altissimo. E se n'è andato. Ma voi due combattete per caso in coppia? Sì, direi di sì. Proprio quello che stavamo cercando. Qualcuno da battere per dimostrare il nostro valore di ranger. Voglio proprio vedervi. Oh, ma guarda, due serpenti, pensa un po'. Beh, il vostro valore non è così alto a quanto pare. Ruba PA. Ruba un PA al bersaglio e lo dà all'utilizzatore. Ok, non è male. Dai, gli manca anche un livello per evolversi. Chi voglio prendere in giro? Non sono bravo abbastanza per i ranger. È morto uno e l'altro no, però. Scusa la sfacciataggine del mio amico. Posso passare di qua? È chiuso. No, posso passare, perfetto. Ma tu non sei uno di quei mostri che ha combattuto gli Hunter l'altra volta. E c'è tra l'altro una porta lì. Forse dovrei curarmi. Vabbè, combattiamo. Tutorial fusioni fuori controllo. Questo mostro è ciò che i ranger chiamano fusioni fuori controllo. A volte queste creature si nascondono all'interno di forzieri dentro grotte sotterranee. Combattere le fusioni fuori controllo può essere un ottimo modo per guadagnare oggetti preziosi e punti esperienze per trovare mostri rari. Ricorda che però sono sempre molto pericolose dagli altri mostri della zona. Alcune fusioni fuori controllo sono circondate da sciami di altri mostri che devi sconfiggere prima di poter affrontare la fusione. Se non sei sicuro delle tue abilità di combattimento, stai esplorando nuove zone, di solito è meglio lasciar perdere. Ma in realtà no. Io combatto. Ed è il mostro dell'altra volta. E come mai il serpente è così lontano? Quindi questa è una fusione. Sai che ti dico? Déjà vu ovviamente. E tu? Sputalo. Ok, non mi ha fatto così tanto male come pensavo. Porca miseria. Il serpente però non doveva intromettersi. Tu invece colpiscilo due volte. E tu, boato sonica, tutti e due. No, non lei. Lei mi serviva. Ma porca miseria. Vabbè, due colpi, vai. Ok, vinciamo perché vinciamo. Però cavolo, forse era meglio curarsi per davvero prima. Aia, pazzo assassino lui. Sai che ti dico? Vai. Se riesco dovrei riuscire a fare multicolpo e forse ucciderlo. Anzi no, non ho abbastanza PA per fare multicolpo, cavolo. Allora colpiamolo. Tu invece il pestaggio su di lui ci tocca e come. Ok, di poco però potevamo ucciderlo. Perfetto, andata. No, speravo di fare prima il colpo e poi da. Che palle. Aia, stronzo, mi ha sputato. E allora vai tetralato. Dovrei riuscire ad ucciderli entrambi ora. Nessuno dei due è di tipo aria. Quindi andiamo con randellata. Tu invece, per favore, vai di sputo sul serpente. Per favore, toglilo da lì. Iniziamo a levarcelo dalle scatole. Oh, però è veloce, eh. Aia.
Sto serpente del cacchio. E si è defuso. Ok, si è trasformato nel serpente e nel macabra. La somma dei delle sue parti. Perfetto, quindi abbiamo sconfitto la nostra prima fusione fuori controllo. Io farei che lo registriamo. Però ci sono troppi serpenti. No, 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 non va bene. Andiamo di rombo di tuono su di lui, zefiro sull'altro. Perfetto, uno è andato. Così ci togliamo i due serpenti e stiamo tranquilli. Ah, di poco. Sputalo. Tu sputa pure lui, ma non ucciderlo, per favore. Bravissima, bravissima. Ah, che male. Porca miseria, siamo sopravvissuti, meno male. Ok, non possiamo fare noi la cattura, deve farla Kaylee per forza. Colpiamo lui e tu, giusto per stare tranquillo, fai braccia in alto. Madonna mia, carina questa zona però, cavolo. Sono al nostro stesso livello quasi i mostri, infatti ci hanno fatto uno sfracco di male. Smettila, quella è la mia strategia, di fare tutti quei colpi. Perfetto, via. Però cacchio, siamo a corto di vita entrambi qua, eh. Cattura, per favore. Ce la dovrei fare, forse. Forse. Sono morto? Oh, porca miseria. Com'è possibile? Com'è possibile questa vittoria? Non ho idea di come sia successo, però. Ora però ci dobbiamo impegnare ad ucciderlo. Pestalo, per favore. Madonna mia, questa vittoria e la cattura non ha senso, veramente, non so come sia successo, ma d'accordo. A casaccio, punti esperienza, una mossa casuale per la quale hai PA sufficienza. Ma una mossa casuale di tutto il gioco o di quelle che ho io tipo metronomo? Oh, finalmente il cane si è evoluto e io ho bisogno di andarmi a curare. Andiamo ad Arbor Town. Geco, qualcosa per te. Che cosa? Il Ranger Wilma è arrivata al municipio per rifornire il mio stabilimento di nuove scorte. Questi nastri cromati sono più efficienti di quelli di base. Interessante, Nesce Pass? Nastri cromati e vuole il metallo, con un'efficienza elevata. È praticamente la Mega Ball. Va bene, per il momento lasciamo perdere, però ti ringrazio. Abbiamo bisogno di dormire adesso. Riposiamo. Mi mancano i bar in cui scrivevo il mio nome sulla tazza, anche se nella mia esperienza le probabilità che lo scrivessero giusto erano molto basse. Il più delle volte finiva per qualche variante tipo Kaylee. Una volta mi è capitato Carol, quella era proprio fuori strada. Detto questo, Clemence prepara un caffè di gran lunga migliore di qualsiasi catena. Non so se mi abituerei facilmente al caffè normale, se mai dovessi tornare a casa. Vedrai che ce la faremo. Dunque, cagnolino, rimasterizzarlo. Zoologia parte 2. Lo sprizzafuoco, però è di ghiaccio. Le abilità di sputafuoco degli sprizzafuoco si sono sviluppate al punto che queste creature devono indossare degli occhialoni per proteggersi dal fumo che involontariamente provocano dando fuoco alle cose. Interessante. Ok, manca poco anche a Krugli per farlo evolvere e anche a Sirenata. Quindi, per quanto il cagnolino sia carino e attacco a distanza mica male, lo cambiamo per il momento. C'è tanta roba che voglio utilizzare. Ad esempio, il mortone si evolverà ancora? Non lo so, però le mosse cosmiche, cavolo. Sai che per il momento ti direi di sì. Utilizzerei proprio il mortone. Per quanto lo sprizzafuoco sia buono, anche se è di ghiaccio il nostro, però a casaccio, aspetta un attimo, lo voglio prendere solo per i punti esperienza. E appunto ci portiamo il mortone. Casaccio lo darei proprio a Kaylee per farle evolvere il mostro. Allora, Meredith. Ah, di nuovo? Dobbiamo leggere le dicerie? Porta 300 di legna. Tieni, la legna ce l'abbiamo. Hai trovato il legno? Ecco a te. Ce l'hai fatta, grazie dell'aiuto. Mi terrorizza l'idea di raccogliere tutti quei materiali da solo. Visto che mi hai aiutato, perché non scegli tu lo stile? Vorrei che il cartello includesse un emblema che racchiuda il significato di Arbor Town. Che ne pensi? Un uccello o un delfino? Un uccello. Ok, procediamo con quello. Ah, carino. Ecco fatto, che te ne pare? Lo adoro. Brilliant. Un lavoro magnifico. Ho sempre vissuto qui, ma molte persone vengono da luoghi diversi e restano bloccate qui. Se questo li fa sentire anche solo un po' meglio quando lo vedono, allora credo che ne sia valsa la pena. Lavoro straordinario. Beh, colpisce un bersaglio. Rimuove gli effetti di stato dal bersaglio. Nel senso, io ai nemici o su me stesso? O posso scegliere? Disperazione. Infligge più danni se l'utilizzatore ha pochi PV. Interessante. Materiale fuso, plastica e nastro base. Grazie. Beh, cacchio, è stato molto d'aiuto questo. Davvero. Andiamo da Meredith ora. Tu che hai?
Stavo pescando con la mia barca nelle acque a nord di Collautunno l'altro giorno e non indovinerete mai cosa ho notato nella nebbia. Era un ufficio vecchio e noioso, in cima a una scogliera a strapiombo sul mare. Quella specie di zombie che gli girava attorno mi hanno davvero fatto venire i brividi. Ok, quindi i succhi a terra, esatto. Andiamo a far evolvere il mostro di... Kaylee, tesoro, sei pronta a far evolvere il tuo mostro principale? La sua forma più potente. Bellino! Cacchio, che bello! È diventato Decibella. In natura sono state avvistate pochissime Decibella. I primi abitanti di Nuova Virla raccontano di aver visto draghi bianchi tra le nuvole, ma non è chiaro se stessero vedendo le Decibella o se fossero semplicemente impazziti. Cazzo, ha l'aspetto del drago, effettivamente. Molto, molto bello. Cacchio, è bellissimo. Attacco a distanza, difesa nella mischia abbastanza buona, cavolo. Bellissimo. Kaylee, spero che tu sia contenta del tuo mostro. Maledizione. A proposito, scusami, ma questa bacheca è quando diventiamo ranger o... Già adesso possiamo interagirci. Ok, dobbiamo diventarlo. Ciao Merit, bella casa tua. Cazzo, hai anche una videocamera? Oh. Ah, rieccoti. Dovevo chiederti una cosa. Hai davvero intenzione di cercare una via d'uscita dall'isola? Ovvio. Ah. Oh, beh, quasi ammiro il tuo ottimismo. Beh, se prima o poi deciderai di attraversare l'isola, potresti cercare una cosa per me? Certo, cosa cerchi? È un disco musicale. Sai che cos'è? Certo, come potrei non saperlo? Ok, bene. Non è facile capire chissà cosa da queste parti. Non tutti provengono da mondi simili. A parlare con la gente finisci sempre per essere in difficoltà. Più difficile del solito. Comunque sia, il disco è un album. Tutto ciò che ho sempre voluto, dei Witch House. Magari lo conosci? Lo ascoltavo nella mia vita precedente. Ha un valore sentimentale, ok? Ad Harbour Town ci sono vari appassionati di musica. Magari puoi chiedere in giro. Sulle voci di corridoio. Ok, tutto ciò che ho sempre voluto. Andiamo a chiedere allora. Casa di Kaylee. Ah, non lo sapevo, scusami. Ecolocazione. Si attiva automaticamente all'inizio della battaglia per 0 PA. Dà all'utilizzatore lo stato multibersaglio per 3 turni. Cioè, aspetta, è durata più 1, quindi dura 4 turni. Cioè, quindi posso colpire più bersagli e fare gli effetti di stato su più bersagli. Ma che figo. No, daglielo subito. Aspetta. Ecolocazione sembra... una bomba di mossa. Ecolocazione. Però scusami, muro elementale diventa muro d'aria? Sì. Beh, in confronto al nostro che è già d'aria di principio, questo ci cura anche 2 PV. È il 18%. Grandissima, non sapevo che avevi sta roba in casa. Perché non facciamo 2 chiacchiere con i mercanti? Beh, un'idea, era quello che volevo fare. Pugnalata del Oh, colpisce un bersaglio. Bella robina che c'hai qua. Colpisce un'intera squadra e distrugge i muri? Vacca miseria, dammelo subito. Potenza 200, colpisce un bersaglio. Dio mio, a saperlo cavolo me lo tenevo. Però già questo che toglie i muri è... ottimo, cazzo, perché lì sta roba è fantastica. Costa solo 5 quindi. Ma io, eventualmente, quel colpo in testa sembra molto buono. C'ho qualcosa che posso smaltire? Devo arrivare a 1100. Beh, schiva non mi serve così tanto, quindi... 1114, perfetto. Quanto mi costa? 3, 6, 9, 10. Magari il prossimo mostro che si evolverà. Ma in realtà, guarda che... mi sembra che lui già ce l'abbia 10, se non sbaglio. 3, 6, 9, 10. Però è un attacco da mischia o da distanza, aspetta. Attacco a distanza. Ok, forse è più utile su di lui. Vuoi vedere che cosa ho? Adesivi di supporto, fusione mentale... condivide le mosse con gli alleati. Bello. Cioè senza neanche fare la fusione, letteralmente. Figata, wow. Fusione mentale è fantastico. No, ma ci sono certe mosse, ma... cazzo, Pokémon se le sogna robe del genere. Vecchio libro, pieno di parole strane. Beh, mi ha detto di riciclarlo, effettivamente sono 500 punti gratis, però per il momento lo tengo, non si sa mai. Loro praticamente mi stavano dicendo che posso riciclare la roba, e questo già l'abbiamo fatto. Però non trovo nessuno, ecco, stavo dicendo, non trovavo nessuno che abbia delle notizie. Il professor Aoki dice che sta cercando un nuovo assistente di ricerca, di solito è dalle parti del municipio, come riesca a ricercare mostri evitandoli completamente non lo capirò mai. Cercasi assistente. Va bene, però io sto cercando informazioni invece. Ok. Che è sta roba? Welcome. Benvenute, anime curiose. Siete qui per conoscere le arti astrali? Excellent.
Eccellente, eccellente. Faresti bene ad ascoltare le mie parole. Le bestie di tipo astrale traggono il loro potere dai quattro elementi, e questo l'ho scoperto già. Le creature astrali esposte a uno di questi quattro elementi verranno potenziate. Tuttavia la loro armonia interna può entrare nel caos se esposta ad elementi impuri, plastica, veleno e metallo. Se vuoi assumere la forma di una bestia astrale, ricordalo. Beh, un'informazione importante. Ehi, Yante. Hey. Ciao. Ehi, Jeko, a cosa stai pensando? Conosci questo album musicale? Meredith sta cercando un disco. Lo sai che la chance di trovare un disco specifico da queste parti sono vicine allo zero, sì? Lo dico e lo ripeto, le cose che finiscono a Nuova Viral arrivano da un sacco di mondi diversi. Però potresti avere fortuna al centro commerciale caduto. Dove si trova? Oh, è vero, sei nuovo di qui. C'è un complesso commerciale a nord di Nuova Viral, completamente abbandonato. È comparso una quindicina di anni fa. È lì che la gente del posto si procura dei vestiti e anche i mangiacassette, i dischi, eccetera. E nel centro commerciale c'è un negozio di musica, pieno di dischi e cassette, ma lo teniamo chiuso per sicurezza. Le scorte di cassette sono importanti, è bene tenerle al sicuro. Se il disco è lì, Meredith dovrebbe rischiare la vita per prenderlo. La parte razionale di me vorrebbe impedirle fondamentalmente di provarci, ma se vai con lei, forse sarà più sicura. Ecco, prendi questo. Busta di Meredith. Consegna la busta di Yante a Meredith, d'accordo. Tu, che cosa sai? Ho sentito dire che c'è una donna di metallo nei boschi di Estam. L'hai incontrata? Donna di metallo. Mai sentita, mai vista. Tu invece, che cos'hai per me? Greetings and salutations. Ah, è Auki. Saluti e ossequi, nuovo arrivato. Sono il professor Parsival Auki, intrepido indagatore dell'ignoto. Indagatore? Yes. Precisamente, dato che siamo naufragati in questo regno bizzarro, spetta una salda mente razionale dare del senso al caos che ci circonda. Sto parlando del metodo scientifico. Dobbiamo osservare, analizzare e derivarne conclusioni. La brava gente di qui descrive molte strane creature su quest'isola. Se riusciamo a catalogarle, allora l'ignoto cesserebbe di essere ignoto. Dimmi un po', tu sembri apprezzare l'importanza di questo incarico. Saresti interessato ad aiutarmi a identificare qualche mostro? Certo. Eccellente. Meraviglioso! Ho alcune descrizioni di mostri che ho recuperato dalla popolazione di Arbor Town. Se riesci a registrare queste forme di mostri, sarò in grado di catalogarle. La prima annotazione che ho è una creatura zannuta appollaiata su un teschio, luogo d'avvistamento al parco. Sì, il macabro, ce l'abbiamo già. Eccoti dei nastri vuoti per assisterti nella tua ricerca. Grazie. Passa quando l'avrai registrato e lo catalogherò. Buona caccia, mio impaziente assistente. Ce l'ho già, ecco qua. Greetings. Saluti, mio impaziente assistente. Hai registrato il nostro mostro misterioso? Stiamo cercando una creatura. Sì, eccola qui. Excellent. Eccellente, macabra baradici? Sì, corrisponde perfettamente alle mie segnalazioni. Registrare i mostri sulle cassette per trasformarsi in loro è completamente irrazionale. Eppure lo vediamo accadere davanti ai nostri occhi. Se la nostra comprensione della scienza si dimostra limitata, allora è la nostra comprensione che deve adattarsi alla realtà. Grazie per il tuo lavoro, eccoti un compenso per il tempo impiegato. Materiale, plastica ed etereo. Molto alta su mostri astrali. Bellissimo avere dei nastri adatti ai tipi adatti. Bellissimo, bellissimo. Ora passiamo al prossimo incarico. Un giovane ranger recentemente ha segnalato una creatura vermiforme fluttuante. Luogo d'avvistamento al parco. Sembra un incarico su misura per te, senza dubbio. Verme fluttuante. Non mi sembra di averne neanche uno. Quando lo troveremo, lo troveremo. In sostanza, lui è vai, cattura e poi torna da me. Catturiamo e quando ce li abbiamo un po' tutti, torneremo da lui.